Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. In questo video volevo farvi vedere una piccola realizzazione sempre fatta con semplicemente le foglie del Miscanthus legate insieme per dargli poi una forma rotonda per realizzare un lampadario da giardino. Un lampadario che non ha luci, a meno che non vogliamo acquistare quelle piccole lucine con il pannellino solare che si possono sistemare in giardino per dare poi durante la sera sul tardi e la notte magari un pochettino di illuminazione. Questo sarebbe più bello farlo comunque nei mesi estivi, in cui si può stare poi anche la sera molto tardi al di sotto di un gazebo, magari sorseggiando una tisana o un buon caffè o qualcos'altro. L'ho realizzato oggi utilizzando appunto queste foglie di Miscanthus. Metterò poi qui sotto il link su un video che avevo fatto in precedenza, appuntamento in giardino, in cui raccontavo proprio come intrecciare le foglie di Miscanthus. In quel periodo avevo usato dei supporti di plastica, degli archi di plastica che avevo ricoperto con le foglie di Miscanthus, ma in realtà noi le possiamo semplicemente incrociare insieme sul lungo, cercando di creare una sorta di tubo vegetale che poi si può piegare per realizzare un grosso cerchio e poi anche dei piccoli anellini. È veramente un lavoro semplicissimo. In realtà l'idea era partita sul rivestire questo grosso anello di metallo, che è particolarmente pesante, però siccome ho realizzato questo per dare un aspetto decorativo al gazebo, in modo che poi magari in estate si possa stare al di sotto, una cosa pesante di questo tipo mi preoccupava un po', perché ho detto poi magari si slega, ci cade addosso, quindi sarebbe stata una cosa abbastanza disastrosa, diciamo, come effetto. Mentre così il tutto è molto leggero, è stato legato al gazebo con dei fili con un'anima metallica che possono essere che si usano per legare appunto vari supporti magari decorativi del giardino e anche le piante sui paletti, e l'ho realizzato così: un grande cerchio, una croce interna per dare molta robustezza, e poi ho utilizzato questi tre anellini sempre fatti con le foglie di Miscanthus, che erano stati realizzati per ricoprire il vaso di alluminio che conteneva i tulipani. Poi alla fine ho cambiato e ho fatto poi quell'intreccio che abbiamo visto in un video precedente dell'appuntamento in giardino, con le foglie di iris pseudaporus, queste foglie molto lunghe di questo iris invadente. L'ho realizzato così: grande anello, croce e poi questi tre anellini in sequenza, e al di sotto, per dare ancora più un aspetto decorativo, ho sistemato queste quattro pigne e insomma il risultato è molto piacevole. Poi quest'inverno, quando le foglie del glicine non ci saranno più, tutto sarà molto più appariscente, si vedrà molto di più questo lampadario da giardino. Spero che questa idea vi piaccia. Magari nei prossimi video di appuntamento in giardino tornerò magari a parlare sull'intreccio delle foglie di Miscanthus, anche perché il mio grande Miscanthus sta seccando pian piano le sue foglie, perché sta andando in riposo, quindi andranno tagliate, e lì ci sarà occasione per parlarvi magari di nuovo, per tornare di nuovo sull'argomento dell'intreccio delle sue foglie, per ottenere un qualcosa che può servire in giardino sia come elemento decorativo, magari ci facciamo un giretto insieme e vediamo ciò che ho fatto, e anche diciamo come materiale magari di pacciamatura, perché sembrano quasi poi quando sono secche delle foglie tipo la paglia, quindi possono essere sistemate sul terreno. Facciamoci un giretto in giardino, così torniamo un po' sugli elementi decorativi realizzati con le foglie di Miscanthus, perché è veramente una pianta molto divertente da utilizzare qui in giardino. Ne avevo già parlato in precedenza in un altro video su questi archi. Sono quegli archi di plastica che vengono venduti per creare delle piccole serre a tunnel. Io li avevo piegati male, si erano rovinati, e quindi li ho ricoperti con le foglie di Miscanthus, e vedete il risultato. È veramente molto, ma molto semplice qui, per creare una sorta di staccionata decorativa qui in giardino. Qui invece, senza utilizzare un supporto interno, ho semplicemente preso le foglie di Miscanthus, le ho legate tutte insieme per creare questi lunghi tubi vegetali, e poi l'ho fatto salire a spirale in questo elemento decorativo da giardino, che penso di andare a sostituire, perché ho un arco di metallo, un piccolo archetto di metallo molto carino, e penso che sistemerò quello. Questo magari lo sposto poi in un'altra zona del giardino. Comunque vedete, canne di bambù, e questa legatura di foglie di Miscanthus, forse prima ho detto anche rami di Miscanthus, ma è sbagliato perché sono le sue foglie, che si arrampicano praticamente a spirale, come se fosse un serpente qui in giardino, in cui fare arrampicare in questo caso un nasturzio, che sta facendo anche
pochi fiori gialli, un po' nascosti, però che finalmente con le basse temperature di questo periodo sta crescendo bene, perché il nasturzio è una pianta che non sopporta molto il sole. In effetti l'ho piantato qui in una zona molto assolata del mio giardino e quest'anno si è sviluppato veramente poco. Adesso con queste giornate in cui sì c'è il sole, ma c'è un abbassamento delle temperature e il sole non è più così potente, la pianta sta crescendo veramente bene. Con le foglie di Miscanthus, una volta secche, quando andrò a tagliarle, voglio ricoprire anche questo supporto creato per contenere l'Achillea Gold. Questa Achillea, che diventa molto grande e molto disordinata, la farò crescere tutta qui all'interno in modo da sostenerla un po', altrimenti tende a sdraiarsi, prende un aspetto veramente disordinato. Quest'anno l'ho lasciata andare un po' com'era, in effetti l'aspetto non era bellissimo. Il prossimo anno, dalla primavera in poi, cercherò di guidarla per farla crescere tutta all'interno e con le foglie di Miscanthus andrò a ricoprire tutta questa parte metallica in modo da dare anche a questo supporto un aspetto un po' più carino. Siamo arrivati alla fine di questo breve video, tanto per farvi vedere come utilizzare dei materiali che abbiamo in giardino, materiali vegetali, perché si può veramente prendere spunto quasi da ogni cosa. Poi, unendo un po' di creatività e un po' di fantasia, si riescono ad ottenere dei risultati molto carini, esteticamente anche molto piacevoli. Non sono proprio la fine del mondo, ma come ripeto spesso, tutto ciò che è fatto con la nostra fantasia e la nostra creatività prende un valore aggiunto. Quindi, dal lampadario al cornus, che si è colorato di rosso, perché appunto essendo un periodo autunnale le sue foglie prima di cadere prendono questa bellissima tonalità, anche i suoi rami diventano rossi e sono meravigliosi. Questo è un cornus sanguineum. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino con un altro argomento. Ciao a tutti e grazie.